Oggi compio 2 anni su YouTube e non ho ancora capito bene come funziona. My name is Roberto Ricotta, but everybody calls me Ricotta. La cosa brutta di essere uno YouTuber figlio della pandemia è solo una: la paura d'uscire. Abituato a girare video solo dentro le quattro mura di casa, andare lì fuori non è che sia poi così tanto invitante. Per la prima volta mi ritrovo senza parole. Oggi però non ho scuse. Sono stato invitato a Milano per girare uno spot dove dovrò fare da comparsa. L'occasione perfetta per creare il primo vlog della mia vita, così da mandare forse finalmente a fanculo il mio perfezionismo. Vedremo che cosa ci regalerà questo viaggio. Mi sento anche abbastanza a disagio a vloggare davanti a tutti, non è una cosa che ho mai fatto. Però il pro è che quantomeno non ripeto 20 volte i take come quando sono solo a casa. Alcuni di voi... Il piano di oggi è ben preciso: non avere un piano. Un avvistamento in questo aeroporto, lì da solo. Ma dove vai? Ho una domanda per te. Ti definisci un perfezionista? No, cioè... Ci provo. Nel senso, non cerco la perfezione, perché nella perfezione si perdono in realtà i dettagli. L'arte non è perfezione. Insomma, fare domande sul perfezionismo a chiunque incontrerò durante questo lungo viaggio penso possa essermi d'aiuto, no? Certo che qui non è che sia proprio fuori dalla mia comfort zone. Vabbè. La priorità oggi è rimanere il più lontano possibile da quella parolina lì, che insieme a Mick, youtuber anche lui a Milano per lo stesso motivo mio, ho capito che ha molto più in comune con il concetto di perfezionismo di quanto io pensassi. Il perfezionismo è zona di comfort. Non ho il coraggio di fare in modo che la gente mi possa attaccare e quindi faccio le cose più perfette possibile, perché così rimango nella zona di comfort, che difficilmente succede qualcosa che non va. Più vai verso l'esterno a fare quello che stai facendo ora, per esempio, e più sei anche un po' costretto, ma è un po' anche la dinamica esterna che ti porta a dire devo fare, sono qui, intanto filmo, poi vedremo. E secondo me aiuta tantissimo a uscire, no? Perché l'esercizio continuo è sempre quello di uscire leggermente a fare zone comfort, rientrare, riuscire e allargarla pian piano. Sono le 16 ed è ora di iniziare con le riprese dello spot per il quale sono a Milano. Siamo in buona compagnia oggi con gli amici di Flowy, partner storico del mio canale, cioè in realtà proprio il primo in assoluto since dicembre 2020. Di progetti carini insieme ne abbiamo fatti parecchi, il che, portando avanti gli stessi valori, non è che ci venga poi così difficile. Persone migliori creano un mondo migliore. Questo è il loro motto. E in un contesto storico dove una roba tira l'altra, questo è un mindset da tenersi stretti. Il 2021 è stato un anno di svolta per noi, portando sul canale storie di personaggi incredibili e avviando un progetto di formazione basato sul visual storytelling. Felici di rivederci tutti insieme, si gira una gran figata di spot per l'Academy. E io vi porto come nel backstage. Lei è la regista. Ci spieghi un po' che cosa stiamo combinando. In tutto il video c'è Cesare, il protagonista, che è il tipico ragazzo che vuole diventare il content creator, che è ambientato lì nella sua cameretta. Quando si iscrive al corso c'è una mega transizione che gira tutta la stanza e appaiono i creator ispirato. Oddio, okay. Ma per come si fa? È per questo che è difficile, capito, pensare alle clip che da fare. Sofia è ben conosciuta per il suo perfezionismo. Cioè, non ho idea di quante ore al PC tu debba passare per creare effetti del genere. È interessante vedere come ha organizzato tutto sul set nel minimo dettaglio. Le riprese iniziano dalla scena finale con tutti gli altri creator. Io, tanto per cambiare, c'ho l'ansia, visto che è la prima volta davanti alla camera. E l'essere stato messo su quel box, soffrendo di vertigini, di certo non aiuta. Ecco però che penso ai consigli del buon Mick ricevuti poco prima in taxi. La regola d'oro è considerare tutto ciò che ti può aiutare a divertirti. Cosa presa forse un po' troppo alla lettera. Non l'avevo notata questa cosa nemmeno quando ero andato a Los Angeles. Gli Oscar hanno pure un retro. E guarda come ce l'hanno scolpito. Quando vai al Dolby Theater, cioè, non ti fanno vedere il retro. Un dettaglio interessante di cui nessuno aveva bisogno. Vabbè, dopo aver sfoggiato incredibili attività attoriali, è il momento per la mia scena da protagonista. Tu ti metti lì, in quell'angolo lì. Questa pesa più di me sicuro. Il problema è che non ci sono più abituato, perché ormai giro quasi tutto col telefono. Motore, azione. È strano farsi dirigere. Per certi versi è pure più bello, perché non devo pensare a tutto io. Ma è la tua vita, quindi.
devastato dalla quantità di interazioni sociali fatte nelle ultime 24 ore. È l'alba di un nuovo giorno a Milano e io sono solo e annoiato. Aver lasciato il MacBook a casa così da non poter lavorare è stato uno sgambetto mentale da infami, ma così quantomeno sono costretto a continuare i rapporti col mondo esterno, nonostante le riprese dello spot siano finite ieri. That's a wrap. Wait. Chicken. Ecco allora che mi ricongiungo ad alcuni amici di ieri, con Lorenzo, che nonostante sia molto stanco dal giorno prima, ci tiene ad insegnarmi tecniche di ripresa molto giovanili. Oh cazzo, ma... Ho fatto il primo tentativo, quindi non è perfetto. A pranzo, sempre in buona compagnia, provo anche del cibo tipico. Vi giuro che è grande quanto la mia faccia. E per digerire, non può che mancare una bella passeggiatina in centro con Luca, il mio videomaker. Cioè... mi sto rilassando. La nostra mente, secondo me, ha bisogno di momenti così morti. In quella piazza, con fontane e Madonnina del Duomo come sfondo, sembriamo due vecchi su una panchina. Questa cosa mi piace. Ma ci pensa Luca a riportarmi subito con i piedi per terra. Però bisogna far uscire questi video, Rob. Bisogna far uscire questi video, quindi è ora di andare a casa. La chiamata al dovere spezza l'incantesimo. Va bene non essere perfezionisti e godersi la vita, ma di certo i video non si montano da soli. A sole 3 ore dal mio volo, pronto per lasciare la mia camera, avviene però in hotel un incontro inaspettato. 3 colleghi delle Iene, uno ancora in attività, lui. Tiene duro. Loro due invece hanno in comune con me che hanno entrambi mollato. Perché hai mollato le Iene? Perché mi sono reso conto che a volte gli stimoli creativi, anziché economici, sono più importanti. Tu ti definisci un perfezionista? L'essere perfezionista è stato il mio più grande difetto alle Iene. Il mio autore storico diceva che io mi incartavo per fare una cosa bella e perdevo il punto di vista dell'intero video. E quindi là, capito, dovevo imparare io a trovare dei compromessi per dire questo va bene così e devo andare avanti a finire tutto il video. Perché con la musica soprattutto ci perdevo una vita a trovare la musica giusta, l'attacco giusto. E poi per carità uscivo un capolavoro, ma se dovevi mandarlo in onda 2 giorni dopo, questa è la vita che fai là dentro. E non è facile. A volte mi manca vivere a Milano. Sai, essere al centro del mondo, il poter beccare nel giro di 24 ore davvero chiunque. Hey! Come stai? Fuck perfection. Da questa sorta di vlog ho imparato che... sì, però cambia musica che mi sto deprimendo. Oh, molto meglio così. Dicevo, l'essere venuto qui senza uno script, senza un'idea ben precisa di che video avrei fatto, si è rivelata sì una sofferenza per il mio perfezionismo, ma anche l'arma che mi ha consentito di vivere delle esperienze e non solo raccontarle. Il vedere altre persone soffrire esattamente di quello che soffro anch'io mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Quello che ho imparato è che perfezionismo e zona di comfort sono due paroline che camminano a braccetto. E questo non l'avrei mai detto. Ringrazio gli amici di Flow, i primi veri supporter di questo mio viaggio sul web, perché è grazie a loro e a questo spot che abbiamo girato che ho avuto finalmente la scusa per tornare a muovere il culo fuori da casa. Sti ragazzi e le loro iniziative spaccano. Vi consiglio di fare come me e iniziare a seguirli, perché è vero che mi stanno aiutando a diventare la migliore versione di me stesso. Questa era filosofica. Bisogna essere meno duri con se stessi. Meno aspettative, più divertimento. Alla fine era quello che facevo all'inizio e che ha catturato l'attenzione di molti di voi. Il problema è però che con la pressione dei numeri, quell'aspetto si è sbiadito. Detto ciò, oggi sono 2 anni che sono su YouTube. E anche dopo questo video, che sì, mi ha insegnato molto per carità, continuo comunque a non avere idea di come funzioni sta piattaforma, né di quello che sarà il destino futuro di questo canale. Solo una cosa però è certa. My name is Roberto Ricotta, but everybody calls me Ricotta. Poi in realtà a Milano ci sono stato 3 giorni, non solo 2, che vabbè, per lo storytelling, pure lo speech forse non è perfetto, vabbè, sti cazzi, dai. Sono completamente devastato dalla quantità di interazioni sociali fatte nelle ultime 24 ore.